Pareggio casalinga per il Marina di Catanzaro contro l'Abruzzo, un pareggio che sicuramente sta stretto alla squadra del Pino Sesito, che nel secondo tempo ha attaccato in cerca dei tre punti che potevano essere quantomeno di buon auspicio per il prosieguo del campionato. Però mister Sesito, la palla bisogna metterla dentro, altrimenti è inutile attaccare per tutto un 45 minuti. Sì, purtroppo manchiamo un po' di qualità nella parte finale dell'azione, poi la classifica non ci aiuta, la squadra entra condizionata perché bisogna sempre vincere, quindi non è facile, c'è un certo nervosismo anche perché pochi sono i ragazzi già espersi in categoria, quindi sentono questa situazione psicologica, magari hanno un carattere ancora debole, quindi questa cosa li condiziona. Nel primo tempo diciamo che abbiamo fatto la parità noi, però con confusione, creando poco. Nel secondo tempo è stato un monologo, avremmo veramente meritato di vincere la partita, purtroppo non abbiamo concretizzato l'innumerevole serie di palle gol che abbiamo creato e quindi abbiamo il rammarico di una grande prestazione, ma di un punto che per la nostra classifica è poco o niente. Abbiamo fatto due gare in casa in cui dovevamo trarre il massimo, domenica, sabato abbiamo creato e siamo stati un po' sfortunati negli episodi, perché rispetto a oggi abbiamo calciato meglio, ma il portiere avversario ha fatto dei veri e propri miracoli. Oggi invece la troppa voglia di fare gol, siamo stati precipitosi, non siamo riusciti a mettere la palla dentro. Raccogliamo un misero punto in due gare in casa che rende la nostra situazione veramente quasi impossibile. Mister, avete avuto diciamo un contorno particolare nella partita di oggi perché c'era tanta di quella forza dell'ordine anche per quello che è successo all'andata. Lei pensa che hanno risentito i suoi giocatori in campo oppure non avete avvertito questa situazione, questa tensione? No, ma perché non c'era tensione? Io all'andata non c'era, sembra che a fine gara siano successe cose poco belle, che hanno poco a che fare con il calcio nei confronti della squadra del Marina di Catanzaro, e oggi per evitare ripercussioni magari di gente che voleva cavalcare la tigre e venire qui a fare un po' di casino, abbiamo pensato bene di tutelare la squadra ospite dell'Abruzzo in modo che non succedesse niente, ma no, a parte se giocate in campo, i giocatori quando vanno in campo pensano e devono pensare solo alla partita. Anche perché in campo è stata davvero una partita molto corretta. Sì, sì. A questo punto, mister? Questo compo viviamo la giornata, però la situazione è sempre più tragica.